E così passiamo, vedete l'ingresso delle squadre in campo. L'arbitro è stato abbastanza messo in difficoltà anche dal comportamento dei giocatori che protestavano, hanno fatto falli anche abbastanza inutili. Queste sono cose da riprovare subito e da dire anche nel corso di questa trasmissione. Le squadre appunto stanno entrando, ripeto, 700 milioni in incasso non è poco per una partita di Coppa Italia. Questo è uno dei falli iniziali. Però la partita, ecco, ha soddisfatto anche a tratti sul piano così del palato, del gusto. Vedete la Fiorentina che controbatte con la Juve, il tiro e Tacconi è pronto a parare. Ecco, stiamo via via, si snodano i primi minuti del tempo, c'è Galli che rimedia in qualche maniera ad una svista della sua difesa e poi c'è, vedremo dal basso, c'è una manovra della Fiorentina, vedete Berti che ruba palla su questa punizione, Berti va via, lancia Massaro, la ripresa è dal basso, è molto bella, ed ecco Tacconi che dice di no al tiro di Massaro. Però c'è la replica subito, ci prepariamo a vederla, della Juventus con questo colpo di testa di Scirea, vedete Scirea, e il salvataggio di Galli di piede, molto bravo Galli. Poi il Battistini della Fiorentina che impegna con un tiro cross in due tempi Tacconi, messo in difficoltà proprio dal tiro maligno. Al 37esimo l'unica volta di Laudrup. Questo è tutto quanto ha fatto Laudrup nel corso dei 90 minuti. Nel secondo tempo sarà rilevato comunque, non ha giocato gli interi 90 minuti. Il tiro però è molto bello e efficace e Galli è costretto a mettere in angolo. E prima della scadere dei primi 45 minuti la sensazione del gol, tiro di Maldera, deviazione, palla che va fuori ma dal campo sembrava dentro, la ripetizione dal basso della partita, guardate proprio l'effetto gol, ma il gol non c'è, verrà tra poco nel secondo tempo, incomincia la Juve, Galli ancora alla parata e poi ancora la Juventus che cerca con, in questo caso è Bonetti, il cross, la testa di Serena, fuori. E ora l'azione in contropiede della Fiorentina che porta al rigore. Monelli giostra un po', filtra la palla, esce Tacconi, la perde e rallentì. Vedete, ha fatto in tempo Gasperini, il nostro Gasperini al montaggio. Vedete che Tacconi mette a terra Massaro, è rigore, c'è un tentativo di protesta, ma è molto larvato, è rigore e Passarella vedrete che segnerà. Però questa partita era drammatica nella svolta finale, la Juventus non ci stava, c'è ancora Bonetti che va via, vedete il cross, vedete il tiro di testa, la parata dentro fuori di Galli, chi lo sa, per il portiere, per Galli naturalmente è fuori, per i Juventini è dentro. La partita finisce 1-0, è stata molto bella e ti restituisco la linea.